Come sono strani i cantanti? Uno scrittore riceve il premio Nobel e va a ritirarlo e è contento. Bob Dylan riceve il premio Nobel e non ci va perché ha un altro impegno. In fondo non è giusto, non ha un altro impegno, perché devo andare a prendere il Nobel, non per quei 2 milioni di dollari che mi danno, di euro, non ci vado quando ho tempo, mi aspettino. Ed è strano anche che i cantanti vengono chiamati dai presidenti degli Stati Uniti a cantare. E dopo che sono sempre stati dalla parte dei capitalisti e sono pieni di soldi, come il mio amico Andrea Bocelli, che quando mi parla mi dà il senso dell'ansia perché dice: io non ho fatto tutto quello che volevo, non ho cantato nei teatri come avrei forse voluto, però sono ricchissimo, sono ricchissimo, sono ricchissimo. Uno pensa com'è ricco e lo guarda anche con ammirazione e con invidia. E poi il presidente degli Stati Uniti gli chiede di cantare e lui dice: no, non vado a cantare, non ci vado perché. Non ci vado, non mi dicono, perché poi su internet poi mi attaccano se vado a cantare, quindi da retta a tre teste di cazzo che gli dicono non andare a cantare per Trump perché Trump non va bene, e lui allora non ci va. E questo è interessante, sono strani i cantanti, ma io conosco bene anche il trio Il Volo. Il Volo li ho visti da bambini, dei bambini, erano dei bambini piccoli, piccoli, gentili, carini, erano come i tre porcellini, venivano, erano solo il desiderio di diventare famosi. A questo punto vengono chiamati incredibilmente Trump, che non si capisce perché non mette su un disco. Cioè, Trump, metti un CD e mandali a fare in culo. Mandali a fare in culo, che te ne frega di avere Bocelli dal vivo? Che ti frega che Bocelli sia lì? Certo, è un'icona, lo vedi. Lui non ti vede, ma tu lo vedi. Ma che ti frega di avere i tre? Prendi tre nanerottoli e dici sono il volo. Poi metti un CD che ti costa un cazzo, risparmi, no? Vabbè, tu non vuoi risparmiare, allora li inviti. E loro cosa fanno? Il gran rifiuto del trio Il Volo a Donald. Non canteranno l'inaugurazione. Ma perché non canteranno? Sono occupati da un altro impegno come Bob Dylan? No, non appoggiamo il populismo xenofobo. Io non so se sanno esattamente cosa vuol dire, li ho conosciuti, sono dei ragazzi che non hanno mai studiato il latino, non conoscono, però loro hanno risposto: non appoggiamo il populismo xenofobo. E la risposta naturale, no? Un cantante non canta, dice: ma devo andare al cinema. No, no, non appoggio il populismo xenofobo, quindi non vado da Trump. Così, quando qualche settimana fa la proposta di Donald Trump è arrivata al volo, Gianluca Ginobile, Ignazio Boschetto e Piero Barone, che ho conosciuto bambini piccolini, carini, porcellini, dopo la sorpresa iniziale si sono confrontati, immaginate il trio che si confronta, si sono confrontati, ci hanno riflettuto e alla fine sono arrivati alla conclusione di dire grazie no, Mr. Presidente. Le motivazioni: abbiamo rifiutato il suo invito perché non siamo mai stati d'accordo con le sue idee. Ma come? Non sono mai, erano dei bambini, ma hanno avuto delle idee, qualcuno le conosce le loro idee, loro devono cantare o essere d'accordo con le idee di Trump, ammesso che anche Trump abbia delle idee. Non possiamo appoggiare un uomo che ha basato la sua ascesa politica sul populismo, oltre che su atteggiamenti xenofobi e razzisti. Beh, bravi, bravi, nobile, nobile. Voi non andate a cantare perché lui è un populista. Invece Hillary Clinton, che è un'assassina criminale, una vecchia assassina criminale, andava bene, e va bene anche Obama. E ho capito. Quindi queste sono le vostre ragioni. Allora, vorrei ricordarvi che voi siete stati lanciati dal mio amico e vostro amico Tony Renis. Tony Renis è un italiano, culo e camicia con Berlusconi, xenofobo e populista, bravissimo e simpatico. L'avete anche inculato, perché dopo che lui vi ha sostenuto, ha parlato a me di voi per primo, me lo ricordo perfettamente, molti anni fa, vi ha aiutato, voi l'avete tradito per stare con Torpedine, Torpedine, Torpedine. Michele Torpedine, Michele Torpedine, che è il vostro agente, forse lo è ancora, che è anche l'agente di Bocelli. Ecco, nel 1999, mentre Trump si occupava di qualche signorina, Torpedine è stato rinviato a giudizio per frode fiscale, corruzione e falso ideologico. Certo, non è come essere xenofobo e populista, però in merito a una vicenda in cui è coinvolto anche un ufficiale della Guardia di Finanza riguardante presunte false fatture utilizzate dal produttore per giustificare prestazioni artistiche mai effettuate. Sarà falso. Però perché frequentate questa gente?
Perché frequentate Tony Renis, amico di Trump e amico di Berlusconi? Perché frequentare Torpedine, che sono convinto che sia innocente, ma di cui Wikipedia racconta questo che vi ho letto? E quindi voi avete, come fate quando vi frequentate, vi guardate, noi non vi parliamo perché siete xenofobi e populisti e non pagate le tasse? Oppure mangiate con loro, allora andate a cantare, non rompete il cazzo, andate da Trump e non fate le seghe, tre coglioncelli inutili, andate e cantate, di corsa, non in volo. E altrimenti, lui può metterlo nel culo lo stesso, metterà su un vostro disco e voi canterete nel vuoto, senza esserci, per qualcuno che dirà che siete in un angolo in fondo e vi ha tenuto in cucina, vi lascia cantare dalla cucina perché si vergogna di voi. Io farei così se fossi lui. E se fossi in voi, mi guarderei dal fare considerazioni del cazzo su argomenti del cazzo su niente. Altro che populismo xenofobo.